che ospiti in studio di questa serata, spero mi facciano compagnia per le intere tre ore di trasmissione, sono i Light Silent Death, che stanno, diciamo, questa settimana attraversando una settimana di fuoco, perché hanno un'intervista con noi oggi, un'intervista con Metawave on Italy con Simone venerdì e la presentazione del loro nuovo album sabato al Musical Academy, giusto? Ne avremo di cose da dire, insomma. Allora, dai. Luca, presenta un po' qui i ragazzotti che allora sono abbiamo qui il sottoscritto Luca, batteria, poi ci sta Francesco Briotti, tastierista, e Francesco Porchetti, voce. Anche il buon Francesco Briotti, alias Carnival Creation, esatto, in Metal Wave, è uno dei più prolifici recensori in Metal Wave. 350.000 recensioni in una settimana. Ce la stiamo facendo, ce la stiamo suonando, insomma. Sì, potevamo parlare di Metal Wave, invece questa sera parliamo di Light Silent Death. Va bene, va benissimo così. Tagliamo subito la testa al toro, sono già le 19.40, avremo modo e tempo per entrarci ed addentrarci nello specifico di questo vostro nuovo disco, però insomma presentiamolo un attimino. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Under the Sign of Cancer, che è il nostro debut album che, se Dio vuole, finalmente esce. Siamo arrivati alla sua uscita, ormai siamo prossimi a farlo uscire, praticamente lo festeggeremo la sua uscita questo sabato 9 luglio. In concomitanza con il nostro Eddie Sparti. Se esce va a spasso. L'importante è che si porti l'ombrello, perché di questi giorni insomma prende anche lasciamo perdere. No, allora praticamente parliamo fondamentalmente di un disco che abbiamo prodotto, cioè il cui lavoro è durato all'incirca 2 anni e mezzo, facciamo anche 3, da quando comunque abbiamo messo in sesto, insomma abbiamo riformato e assemblato la lineup definitiva di questo gruppo, fino a quando appunto non siamo entrati in studio. Siamo entrati poi a registrarlo nei gloriosissimi BPA Studios del nostro grande amico Francesco Riganelli, che appunto approfittiamo per salutare. Ciao Riga. Abbiamo Riga. Abbiamo cominciato a registrarlo alla fine di assolutamente ascolta, sì. Sta, no, gli ho detto di ascoltare, sicuramente lo sta facendo. Me l'immagino con la barba, con il figlio da accudire mentre ascolta l'heavy metal, vero? Sì, sì. Abbiamo cominciato a registrarlo a fine di gennaio e tra le fasi di registrazione, missaggio e la fase del master abbiamo concluso tutto il processo di lavorazione a metà di maggio all'incirca. E per poi appunto proseguire con il lavoro di grafica e fino appunto al momento dell'uscita, che appunto avverrà questa settimana. Allora, in sottofondo intanto stiamo mandando proprio i primi secondi di questo disco, intro che prende anche il nome dal gruppo, quindi un vostro auto-omaggio, vi siete fatti questo auto-omaggio al gruppo. Diciamo che ha una storia un po' strana questa intro, perché abbiamo prende il nome dal gruppo, però diciamo che è stata, ha un significato particolare, soltanto che la persona che doveva spiegarla in questo momento non c'è, quindi... Francesco, come vive l'heavy metal un tastierista? Quali sono le muse ispiratrici? Quali sono gli obiettivi musicali che un tastierista metal vuole perseguire? Guarda, la vita di un tastierista in un gruppo metal è difficilissima, tantissimo, perché siamo presi a paraculate ogni giorno. Ci odiano, ci abbassano, ci abbassano i volumi. Sono una razza in via di estinzione. Esatto. No, ma spezziamo una lancia a favore di Francesco, che è autore di buona parte, se non l'80% dei dischi, dei pezzi di questo disco. Quindi... grosso bene, merito di Under the Sign of Cancer va anche a lui. Grazie caro Luca. Quindi oltre ad essere un prolifico recensore è anche un prolifico compositore. Assolutamente. Faccio quello che posso, più che altro vengo da tutt'altra storia, tutt'altro discorso musicale, vengo dal progressive rock anni 70, rock, quindi diciamo un mondo dove il tastierista era ben visto, tipo Emerson, Lake & Palmer, gli Yes, eccetera. Vogliamo eccetera. Parlare di Nomadi? I Nomadi, sì. Eccetera, eccetera. Mondiale. E mi piace tanto il metal, quindi strimpello la chitarra, strimpello il basso, così, quindi mi sono cimentato in varie composizioni. Quali sono le principali difficoltà che un tastierista può trovare suonando del metal? La scelta dei suoni in primis, secondo me. Perché se vai giù con i synth è un problema. Io ho scelto dei suoni sinfonici, simil sinfonici, malati, psichedelici,
che richiamano tanto la musica moderna, tipo posso metterci anche dentro, che ne so, l'EBM, la musica elettronica, così cerco di metterci dentro più tutto quello che mi piace, mescolandolo al meglio, e ci prendo le mie belle paraculate ogni giorno, ma è divertentissimo, è bello e mi rafforza. Allora ragazzi, dei Life Saving Death, parliamo un pochettino della composizione dei vari brani, almeno dal punto di vista musicale. Poi per i testi parleremo, insomma, quando arriveranno gli altri componenti della band. Dal punto di vista musicale, quindi abbiamo Francesco qui che ci può supportare non appena finisce di bere il suo caffè. Come, diciamo, quando avete iniziato ad amalgamare i brani che avete scelto per comporre, per insomma assemblare questo disco? Innanzitutto bisogna dire, veniamo tutti e sei da discorsi musicali completamente diversi, lontani anni luce anche l'uno dall'altro, quindi questo già come punto di partenza è di una difficoltà estrema. E diciamo che, visto come ha detto prima Luca, il progetto è partito intorno ai 2 anni e mezzo/3 anni fa, ecco, appunto ci è voluto tantissimo tempo appunto per amalgamare il tutto, come abbiamo detto. Io, va bene, vengo dal progressive, eccetera, eccetera, per il piacere di Alcio, jazz. Bellissimo. Spero che sia in ascolto Alcio, perché cioè, gliela dedico questa frase. Ce lo auguriamo tutti che buon Alcio stia in ascolto e non stia sudando. In realtà Alcio allora. In realtà Alcio fa così, però tipo a casa di notte, si mette le cuffie e ascolta Duke Ellington. Sì, ma non lo dice mai a nessuno. Non lo dice a nessuno. E non lo dirà mai neanche sotto tortura. Esatto. Quindi, è così. Io così. Luca chiaramente viene da altri ambienti, Francesco viene da altri ambienti ancora, il Panda che... Io vengo praticamente da un'altra provincia, sappilo. Esatto. Anche da un'altra provincia. Esatto. Non scordiamo. Quindi la composizione è stata dura, difficile. No, diciamo che comunque i brani che comunque fanno parte di questo disco erano già alcuni presenti sulla prima demo del gruppo 20 Years of Obscuration, registrati in maniera casalinga, alla carbonara. Sì. Dopodiché abbiamo cominciato a rielaborare anche un po' i pezzi che facevano parte di quella demo e a scriverne di nuovi, anche supportati dal punto dalla vena creativa del nostro Brian e anche appunto anche quella di Simone, che è l'autore anche lui dei pezzi che fanno parte del disco. Simone è autore, lo devo dire, di uno dei pezzi più belli del disco, a mio avviso. Spero che metteremo. Perché questo nome? Questo nome perché? Allora, il nome del gruppo viene dal concetto... Dal greco? No, dal greco. È un concetto semplice, nel senso, quante cose al mondo muoiono senza avere un suono come la luce, ok? Lights and Death è la morte silenziosa della luce. Si mantiene incazzata però. Perfetto. Tranquillo. Non si dice non te. Appunto. Non ti arrabbiare. Non ti arrabbiare. Quindi... Lo scopo del nostro lavoro è dare voce al non udito, se vogliamo, al non ascoltato. Tutte quelle cose che al mondo non che in ternano vuol dire non questo il dito udito nel senso il sentire. Esatto. Giusto. Vabbè. Allora noi adesso andiamo a presentare, a dare qualche dettaglio in più sul concerto che i presenti qui presenti Lights and Death terranno sabato 9 luglio direttamente alla Musical Academy insieme ai nostri amici Lost in Oblivion. Esatto. Senti, diamo qualche dettaglio di questo concerto, chi suonerà, a che ora suonerete, quanto costa il biglietto. Allora, esatto. Ricapitolando, sabato 9 luglio alla Musical Academy a Terni presenteremo il nostro disco Under the Sign of Cancer, insieme a noi ci saranno appunto i Lost in Oblivion, ingresso rigorosamente gratuito e inizio programmato per le ore 10. 22. Esatto. Di che cosa vogliamo parlare, ragazzi? Giusto, ecco appunto, precisiamo, allora, ne parlavamo prima. Perché Light Silent Death? Come mai? Non tanto il significato del nome, ma il significato dell'intro. L'intro proviene da un altro progetto più grande, che è stato il nostro primo videoclip, se lo vogliamo chiamare così. Esatto. È un videoclip molto strano che dà uno spaccato della società in cui viviamo, che poi è anche un riassunto delle tematiche trattate, all'interno dell'album. Praticamente, cosa si vede su questo video? Si vede della gente molto strana. La bella gente. Della bella gente. Chi impossibilitato a parlare, chi impossibilitato a vedere, racchiusi in un bellissimo rifugio antiatomico della Seconda Guerra Mondiale. E cercando di uscire da questo rifugio, che è anche prigione,
falliscono tutti quanti, tranne l'ultimo, il pazzo. Quindi diciamo una sorta di elogio alla follia, ma vista come la stranezza, quello che viene visto dalla società moderna, della società in cui che tutti additano come strano, poi in realtà è l'unico che si salva. In realtà è l'unico che riesce a vedere cosa c'è all'esterno di questo. È un déjà vu di tutti i giorni, esatto, che esatto. Tanti hanno, ma nessuno se lo ammette, insomma. Sì. Saluti, vai. Facciamo vai. Qualche saluto. Allora, tutte le persone che ci hanno mandato i messaggi questa sera, le ringraziamo. Quindi anche i solidari che raidano. La solidarietà che ci hanno dimostrato. No, allora, ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato con noi, a cominciare dal Riga, Francesco Riganelli, che ci ha sopportato per 4 lunghi mesi durante la realizzazione di questo disco. Poi appunto salutiamo e ringraziamo Tommaso, Daniele, Elisabetta, Gioia, Amanda, tutte le persone appunto che ci seguono, tutte le persone che comunque ci hanno supportato e che sono state dietro di noi per questo lungo lavoro. Bento, lo salutiamo, sì, con molto, molto piacere. E Giulia, ragazza, che da sempre ci ha seguito, da sempre. A Federica, questo punto anche Federica dietro, che è qui dietro con, esatto, un'insolazione di quelle clamorose. E niente, salutiamo tutto appunto, e Gengino, tutte le persone che ci seguono, e ricordiamo appunto l'appuntamento per sabato 9 luglio alla Musical Academy, insieme con noi e Lost in Oblivion. Venite a seguirci e a sentire soprattutto i pezzi nuovi che dal vivo spaccano il culo. Ecco. Oh, quale brano avete scelto per il commiato a Metal Wave On Air? Electrical Strained. Electrical Strained. Che dovrebbe essere la con nuova, la voce di Emilio, praticamente. Sì, sì. Il robottino maledetto. Il robottino maledetto. Non ci dimentichiamo di ricordare ai nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Radio Galileo, che i Lai Silent Head torneranno a Radio Galileo venerdì, esatto, durante la trasmissione Metal Wave on Italy, quindi rubrica di Metal Wave on Air, che è una rubrica di Metal Wave condotta da parentesi graffe tonde e quadre, quindi dalle 16:30 alle 17:30 il gruppo tornerà per presentare il disco, per promuovere la data di sabato e per sfanculare me, perché chiaramente in mia assenza possono farlo adesso, no? Ovviamente, sì, con molto piacere anche. Va bene, allora noi ci salutiamo con il brano dei Lights Are in Death. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao. Il titolo del Electrical Strain. Ciao, a domenica prossima, ci sarò sempre io e commenteremo i postumi del concerto degli LSD con Luca Paparelli in collegamento telefonico senza voce. È come fare che competa, allora è lì il bello. Vale, ciao ragazzi, ciao.